magari il fatty log la prima volta è saltato fuori che i fatty log acquisiti presenti nel fascicolo non erano quelli che erano stati utilizzati dall'ADG. Nel senso che io c'ho il fascicolo del fascicolo del pubblico ministero e lì c'erano gli elementi. A un certo punto c'è un dischetto, un giudice molto preciso, ha detto no, i fatti loro sono questi, si fa la su questi qui, sono questi che la PC ha prodotto come fatti loro. Il contributo nominato al tribunale ha analizzato i fatti loro e ha cosa detto, cioè non sono quelli presenti nel fascicolo del ministero, i fatti loro stampati. Allora a questo punto, il giudice torna a chiamare la PC e dice scusate, ma voi che cosa avete fatto per l'indagine? Sulla quale poi i fatti log utilizzati erano quelli che erano serviti a individuare l'imputato. Allora loro dicono, si adoperano e tra l'altro ormai praticamente la perizia era andata avanti, cioè, ormai era tutto concluso, usa, diciamo, porta avanti quei dati, quindi senza il 507 del codice di procedura penale il giudice può chiedere la documentazione, quindi ordina alla PC di far arrivare questi fatti log. Un elemento importante che posso dire che ci sono stati 5 minuti che quello lì era già in galera, l'imputato era già in galera, perché la galera no, perché non è un grado che si fa, però stava, era già condannato, è stato quando la PC interrogata ha cominciato a rappresentare come l'analisi dei fatti log risultavano queste attività con questi indirizzi IP che sono stati riconducibili da quella persona, in quella persona c'era solo lui, quindi non è che poteva esserci altro, eccetera, eccetera. A un certo punto il giudice stava lì, perché il giudice che vuole essere produttivo, stava lì e diceva va bene, la PG andava avanti, la sua trattazione che era a un certo punto. La domanda è stata, cioè la trattazione era decisa, però c'è stato un momento in cui io ho fatto notare all'avvocato, se continuano così in teste siamo condannati, perché comunque nella sua trattazione lui rappresentava, ovviamente non c'era una funzione di PC, lui rappresentava quello che c'era una funzione di PC. Poi a un certo punto è qui che vedete come il processo diventa anche qualcosa di riferito alle persone, umano, cioè non è soltanto tecnico. A un certo punto l'unico modo per farlo qui saltare l'attendibilità del test è stato: mi puoi indicare sui file log quali sono le righe che documentano l'accesso abusivo? Perché nella notazione di PC lui faceva riferimento a un indirizzo IP, ma non diceva quali erano le righe dei file log. In virtù di quel principio di verifica che vi ho espresso prima, il principio costituzionale, a un certo punto a quella domanda la PG non ha potuto rispondere, perché poteva avere la notazione di PG e i file log non c'erano. Cioè, a un certo punto il test ha detto non glielo so dire. Ho una domanda, che era quella importante. Quindi vedete, lo dico ai tecnici, che uno già li fa di loro, però facendo una domanda al test dove si chiedeva qual è la riga, il test non poteva rispondere, perché il test si ricordava perché aveva indicato il indirizzo IP, dove però indicare, non poteva indicare perché non aveva disponibilità, quali erano le righe dei file di loro. E lo doveva indicare, cioè doveva andare lì e dire questa riga qui, questa. Allora a questo punto il test, infatti l'avvocato si è arrabbiato, il giudice si è arrabbiato con me, allora il giudice ha detto no, va bene, e ha immediatamente disposto l'integrazione di perizia. Cioè, poiché il test è sentito in quel momento, non ha potuto riferire perché lui ricordava che l'indirizzo IP era quello che aveva fatto quelle verifiche, ma non poteva permettere a noi di verificare la fondatezza del
perché lui ha una indicazione ben precisa. Ha detto, con attraverso un altro cardinale è stato documentato che c'è stato un accesso abusivo. Ma questa è la sua conclusione. Mi doveva dire qual era la riga di Cardinale, che non era riportata nella notazione di Cardinale. A questo punto, ovviamente, noi non possiamo verificare la sua affermazione. E il giudice, un po' agitato, ha detto, vabbè, certo, se ne era accorto, ha disposto una perizia. Perché l'unico modo per confortare questa dichiarazione era richiamare il perito che è stato già chiamato sui nuovi fatti d'ordine. La cosa buffa è che il perito, non so che cosa ha fatto un po' di pasticci guardando i fatti d'ordine. No, no, cioè nel senso l'ha fatto lui, i fatti d'ordine erano integri, erano con la firma di era forse il mega certificata, cioè non poteva dire nulla. Secondo me sarebbe da rifare, no? Secondo me le cose non le ha viste. E se fosse da solo? Insomma, a questo se no. Ah? A questo se no. No, non è questo, l'ho proprio visto. Non di fare, a questo dovevo la riga dell'ordine. No, non lo so che cosa, cioè, cosa ha fatto, però... E non c'era, intanto non c'era più. No, c'era. Ah, c'era. Nella nostra elettronica, gli messaggi con elettronica c'erano. Però, lui non ha tenuto conto, non lo so. Io posso immaginare. No, io non lo so, cioè, ma, scusate, quando lui mi ha mandato la perizia ha detto io non ho trovato riscontri. La cosa che mi ha colpito, e qui secondo me a tutti i giudici si deve essere staccato, a volte ci sono anche, è che però a fronte di una PC che era stata molto precisa, perché era stata precisa l'affermazione, avrebbe dovuto, è un periodo che dice esattamente l'opposto, cioè. Uno, una PC, dei testi, senza che sia PC o PC, due, no? Due, che ti vengono a dire, qui c'è anche il fascismo più di te, che hanno visto e riportato le iniziative, poi si sono dimenticati di mettere la teoria del Fabio e questo, ma non ti viene il dubbio, certo, io non ho impedito, questo dice che non c'è stata l'indicazione, la curiosità di dire, ma fammi capire un po', di richiamare la principe, scusate, di andare un po' a fondo alla questione. Lui secondo me a un certo punto ha detto, già disposto due perizie, ha sentito la PC, ci sta solo un piscato che ha capito che le volte sta qui che fa queste domande non piscata, a un certo punto sono state assolte per non aver commesso il fatto. La PC magari non era una cosa? La PC magari. No, 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 la PC è il problema che ha. Ma non dico quella squadra. No, 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 no. La PG, adesso non per la PG ha risposto, l'unica domanda, la domanda che non aveva risposto neanche io, non avevo rispondere neanche io, qual era il effetto di loro? Cioè lì deve partire a prendere e chiamare uno a uno. In quel momento il effetto non c'era, non c'era una situazione in cui di confusione anche del fascicolo, non è stata fatta secondo me una regia corretta dell'ipotesi accusatoria, perché comunque non è che questo giudice non deve fare indagini in modo pratico. Allora in quel momento c'è stato il vero punto debole. Naturalmente non insiste perché le politiche verifiche, ma a un certo punto qualche verifica di salto. Cioè, ecco perché ripeto, attenzione, un'intesa tecnica molto attenta, la prima cosa che fa è di poter verificare, ed è quello il vostro punto debole. Io vi ringrazio.